Galileo Galilei, questa è la sentenza. Nei secoli XVI e XVII, il mondo cristiano fu travagliato dalla riforma protestante, che contestava la corruzione e degenerazione della Chiesa cattolica romana. Per contrastare il diffondersi della dottrina di Lutero, furono istituiti i tribunali dell'Inquisizione, chiamati a giudicare e a punire, spesso con la morte, chi deviava dai dogmi della Chiesa. In quest'epoca turbolenta nacque Galileo Galilei. Fin da ragazzo, Galileo dimostrò grande interesse per i fenomeni naturali di cui quotidianamente era testimone e curioso indagatore. Si può affermare che i suoi primi esperimenti aprirono la via alla fisica moderna e che i suoi studi mutarono il modo con cui l'uomo guardava l'universo. La personalità di Galileo era decisamente complessa. E il senso pratico con cui affrontava i problemi ne faceva un uomo del tutto nuovo per il suo tempo. La sete di conoscenza spinse Galileo a mettere in discussione la visione che la Chiesa aveva del mondo e a rivoluzionare i fondamenti dell'astronomia. Nonostante ciò, Galileo era e rimase cattolico. Affidò anche sua figlia Virginia alla vita monacale. Accolta nell'ordine delle Clarisse, la giovane gli inviò diverse lettere in cui manifestava la sua preoccupazione per la sorte del padre, accusato di eresia e condannato agli arresti domiciliari. Ma nonostante le difficoltà, Galileo non perse mai il desiderio di spiegare il mondo naturale. Volevo che gli uomini capissero che la natura aveva donato loro gli occhi per ammirare le sue opere, ma anche un intelletto affinché potessero comprenderle. Galileo riuscì a penetrare i misteri dell'universo, meglio di molti altri, nonostante numerosi ostacoli. La sua storia divenne simbolo del conflitto tra religione e scienza. Galileo era convinto che la Bibbia fosse il verbo di Dio, solo che non la riteneva attendibile come manuale di astronomia. La Chiesa inserì le opere di Galileo nell'indice dei libri proibiti. Galileo pagò un prezzo terribile, ma le sue scoperte cambiarono il mondo.